Oggi nuovo video e si tratta di una tipologia di video che non ho assolutamente mai realizzato, ma ho sempre guardato tantissimo e quindi volevo provare a farla anch'io. E nello specifico si tratta del video visti alla TV e provati o comunque visti nelle pubblicità e testati, perciò sono qui con una serie di prodottini che volevo specificare. Lo specifico sempre in questi video perché secondo me poi se no non si capisce bene, anche se io in realtà poi quando si tratta di una collaborazione, lo specifico all'inizio del video, non è un video in collaborazione, sono tutti prodotti che appunto ho visto nelle pubblicità, un po' in TV, un po' su YouTube, un po' su internet, quando magari guardo le repliche delle puntate che mi sono perse in TV, quindi pubblicità che ho visto in giro di prodotti che mi hanno attirata e quindi ho voluto comprarli e adesso li proveremo insieme. Come avrete già capito vedendo le mie sembianze di oggi, ci sono anche dei prodotti per capelli. Infatti non ho fatto assolutamente nessun tipo di piega ai capelli, li ho solo asciugati, perciò se li vedete così è per questo motivo, però almeno possiamo provare direttamente insieme i due, dovrebbero essere, sì, sono due accessori per capelli. Adesso sono anche un po' indecisa tra quale iniziare perché il risultato che fanno è diverso. Sono due prodotti che in entrambi i casi ho visto appunto nelle pubblicità e mi hanno un sacco incuriosita. Questo qui però serve a lisciare i capelli, quindi è una sorta di spazzola lisciante ed è della Babyliss, si chiama Liss Brush 3D. E quest'altro invece è di bellissima Imetec e fa un effetto totalmente diverso. Quindi questo qui in teoria si chiama Revolution BHS400. Forse non si chiama così in realtà, comunque è una spazzola d'aria calda rotante che modella e asciuga i capelli in un semplice gesto, quindi fanno assolutamente due cose diverse. Però direi che visto che i capelli sono proprio ancora un po' umidicci, li ho asciugati alla belle meglio perché non vedevo l'ora di iniziare il video, possiamo partire con questa, quindi proviamo prima a dargli una forma semi-mossa e poi una volta che li abbiamo resi mossi andiamo invece a lisciarli, perché sennò provare quella lisciante sui miei che comunque sono già abbastanza lisci di loro potrebbe non essere la cosa più interessante da fare. Invece se sono mossi e poi si lisciano, secondo me almeno riusciamo a capirne davvero l'efficacia. Quindi andiamo ad aprire questa qui che appunto ho visto tantissime volte, non ricordo mai se nelle pubblicità in TV o nelle pubblicità sul web, però l'ho vista veramente tante volte. C'è dentro questa spazzola fatta così, che in alcuni punti ha i dentini rigidi, tipo quelli appunto della spazzola, e in altri punti invece, è arrivato anche Moiki, sì, controlla anche tu per favore, e in altri punti invece è più spazzolina, tipo di quelle con le setole un po' strane, un po' più morbide. Poi ancora ce n'è un'altra, in effetti queste qui hanno due dimensioni, perciò quella che abbiamo estratto prima era la più piccola e questa qui invece è la più grande. Le due dimensioni sono queste, forse su di me potremmo pensare di utilizzare questa qui, così riusciamo a prendere meglio anche i miei capelli. Questa per la mia lunghezza, non per l'extension, ma proprio per i miei capelli, mi sembra un po' grande. E poi ci dovrebbe essere, esatto, c'è proprio la spazzola che non mi aspettavo fosse così gigante. È veramente qualcosa di assurdo, montandoci sopra anche l'altro pezzo diventerà ancora più grande a questo punto. È partita di già? No, sto sbagliando qualcosa. Allora, così, e da questa parte in teoria ruotando si blocca. In realtà è molto semplice perché c'è il lucchettino e quindi ci si poteva arrivare, ma io sono sempre super avventata e non aspetto di guardare bene le cose. Comunque è veramente molto molto grande. Va bene, l'abbiamo attaccata alla corrente qui sotto. Ah, parte direttamente. È proprio un phon, cioè sta uscendo l'aria calda. Proviamo. Proviamo ad isolare una ciocca di capelli, l'ho inumidita, quindi adesso in teoria la posizioniamo così. Sono un po' preoccupata di questa cosa. Accendiamo, così esce l'aria. Ed è aria molto molto calda, comunque io l'ho messo solo alla velocità 1 e poi qui ci sono. Ah, è stranissima come cosa. Direi che si stavano incastrando tutti i capelli, si stavano agganciando tra di loro e non funzionava per niente. Quindi proviamo a fare così, accendiamo, perché se non è acceso non si può neanche schiacciando i tastini far girare il capello intorno alla spazzola. Mettiamolo sempre a 1 e proviamo. Però questa cosa a me non convince tantissimo. Vediamo cosa ne esce. Aspettiamo un attimo, in teoria dovrebbe ruotare ancora un pochino.
però non sta puntando tutti i capelli. A questo punto dovrei riuscire a liberare i capelli. Forse sarebbe meglio farla da accesa. No, da quest'altra parte. E no, così me ne sta pinzando altri. Adesso si sono agganciati tutti i capelli. Impiegheremo una vita. No, ecco, si stanno districando. Direi che il risultato non è assolutamente niente di che. Questa qui comunque ha due velocità e ha anche la parte a freddo. Proviamo questa a freddo. In questo modo forse riusciamo a far girare la punta in sotto. No. Sul ciuffo è la parte in cui è riuscita secondo me a lisciare meglio, e anche di qua tirandola verso il basso senza appunto attivare la parte rotante, devo dire che un pochino la ciocca si è lisciata. Però assolutamente l'effetto mosso che c'è ad esempio qui sulla confezione, o che comunque c'è anche nella pubblicità, io non so come, ma non riesco assolutamente ad ottenerlo. Può essere una buona idea per riuscire ad asciugare i capelli più velocemente, non sono convinta che sia la cosa migliore. Cioè, penso proprio che con il phon classico si ottenga un risultato più bello, e anche tipo phon e spazzola. Io non sono bravissima con quella tecnica, però sicuramente mi incastro meno di come mi stava succedendo adesso. È anche vero che è la prima volta che la uso, però prima impressione. Quindi adesso direi che possiamo cercare di andare a lisciarli del tutto, anche se non si sono poi mossi assolutamente, sono solo molto molto elettrici. E andiamo a prendere questa spazzola lisciante. Questa qui dovrebbe essere molto facile da utilizzare, ha tre regolazioni, 200, 180 e 160, e dovrebbe essere molto molto più semplice, nel senso che dalla foto sembrerebbe più facile da usare. Si usa tipo come se fosse una spazzola, però girata verso l'alto e non come ci si pettina di solito. La dimensione della spazzola mi sembra quella di una spazzola standard più o meno, e ha i dentini tutti in silicone. Quelli neri sono in silicone e quelli grigi invece sono tutti rigidi, quindi ha dei dentini di consistenze diverse. Allora, visto che l'abbiamo attaccata, andrei a metterla alla temperatura intermedia, quindi quella a metà. Non so se sentite il rumore, fa proprio... Adesso vediamo quanto impiega a scaldarsi. Questa qui sono molto curiosa perché la trovo una cosa super comoda. Mi sa che non è ancora pronta perché continua a lampeggiare. Sono già più o meno due minutini che aspettiamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro stavo leggendo che questi due buchini che si vedono al centro della spazzola sono dei generatori di ioni che dovrebbero aiutare i capelli a essere più lucidi e soprattutto a togliergli l'elettricità, che potrebbe essere una cosa molto utile dopo aver passato la spazzola di prima. Comunque vado a metterla così e vediamo cosa ne esce. Voilà! Ma meno elettrici non mi sembra, un po' più piastrati e un po' più lucidi, quello a me sembrerebbe di sì. Però proviamo ad andare avanti, lisciare liscia, ma c'è da dire che io ho i capelli già molto molto lisci. Quello che dicevamo prima, che forse era meglio averli mossi e poi provarli direttamente per farli tornare lisci. Vediamo cosa ne esce. Comunque scorre abbastanza bene e sembra che non stia strappando capelli, infatti non ce ne sono sopra. Il risultato non mi dispiace affatto. Ecco, sull'extension secondo me, soprattutto sulle punte, bisogna insistere un pochino, anche perché sono da cambiare, da rifare ormai, quindi sono ancora più rovinate del solito. Però mi sembra che stia venendo un buon risultato, proviamo ad andare avanti. Praticamente questo prodotto in teoria dovrebbe poter sostituire la piastra, se non ho capito male, perché rimangono davvero molto molto lisci e soprattutto effettivamente quest'idea di lucentezza secondo me ce l'hanno, e sono pure meno elettrici. Voglio provare a vedere se riesco a mandare un po' più in là il ciuffo, ecco qui, così già mi convince di più. Differenza tra lato piastrato o comunque spazzolato e lato ancora da piastrare barra spazzolare, mi sembra che i capelli siano nettamente lisci e anche più belli. Il fatto di non essere elettrici non è propriamente vero, però può essere dovuto al fatto che li avevo appena lavati e per di più sto continuando a toccacciarli, quindi può essere anche dovuto alla maglia, anche se non è di lana, quindi non credo. Però insomma, ci sono una miriade di fattori per cui ero abbastanza scettica sul fatto che sarebbero stati assolutamente non elettrici, perché i miei poi d'inverno lo sono tantissimo, e in effetti avevo un po' ragione perché l'elettricità c'è comunque. Non so se in video lo vedete, però dal vivo si vede. Ho finito.
unito anche la seconda parte e il risultato mi sembra che sia molto bello, quindi tanto spegniamola. Però secondo me questo prodotto è super super promosso. Non ho idea sui capelli molto mossi, sul mio tipo di capello, però mi sembra che funzioni alla grande. Considerate che le extension comunque tendono a essere molto mosse, però avendole lavate e fonate in modo liscio erano già un pochino più disciplinate del solito, però devo dire che il risultato non mi dispiace affatto, quindi per me questo prodotto visto in TV e testato è promosso. Terzo prodotto di cui volevo parlarvi oggi, e questo non lo testeremo ora, è sempre per i capelli, però in realtà si tratta di una maschera, nello specifico di queste maschere per i capelli di Sephora. Questa qui è quella lisciante anti-crespo, quindi è una delle varie maschere. Ho qui questa, anche se in realtà le ho provate tutte. Questa era l'unica sopravvissuta perché avevo preso proprio tutte le varie maschere, ho provato quella bianca, adesso non mi ricordo più i colori, comunque di tutte ho avuto la stessa opinione, è l'ultima che devo provare, però insomma l'ho tenuta integra perché volevo farvela vedere nel video. È un'idea molto carina secondo me questa qui, perché sono appunto delle maschere da notte, infatti appena le ho viste, quindi ne ho sentito parlare in giro e ho visto i vari spot, ho detto devo assolutamente provarle perché comunque è una cosa non invasiva e la notte almeno 6, 7, nel mio caso anche 8 ore si dorme, per cui non è neanche una cosa fastidiosa, cioè è una cosa abbastanza facile da fare, quindi le ho prese subito. Però sinceramente vi anticipo già che non sono rimasta per niente soddisfatta, quindi nonostante ne avessi sentito parlare molto bene, secondo me è un prodotto ni, perlomeno su di me è abbastanza bocciato. Cerco di farvi vedere intanto com'è fatta, perché praticamente è composta da due pezzi, quindi dovrei tagliare in realtà qui. Stavo già tagliando nel punto sbagliato. Qua sopra praticamente c'è la cuffietta da utilizzare, quindi qui sopra non c'è nessun tipo di prodotto. Infatti bisogna fare attenzione a tagliarla per non rompere la cuffietta, e appunto c'è dentro questa cuffia che è una cuffia di quelle praticamente anti-acqua sotto la doccia. In realtà no, perché questa è in tessuto, non è di plastica come quelle, per dire, che si trovano negli hotel, e all'interno vedete non c'è assolutamente niente perché il prodotto è contenuto qui sotto, e secondo me la pecca proprio in generale che ho notato in tutte le maschere di questo tipo, quindi questa qui non lo so perché non l'ho ancora provata, però penso che la quantità sia la stessa, è che c'è veramente pochissimo prodotto, quindi se si hanno tanti capelli o comunque se hanno i capelli lunghi, ma anche solo se si hanno tanti capelli lunghi fino qui, secondo me questo prodotto non è assolutamente sufficiente, quindi ci vogliono quasi due dosi di maschera per riuscire a fare un impacco che vada a prendere tutti i capelli. Per di più la cuffietta tende a muoversi tantissimo durante la notte, infatti non sono riuscita a resistere e a tenerla su mai una notte intera, però le ho tutte utilizzate, andando a tenerle su in altri momenti della giornata in cui appunto ero sveglia, non appoggiata sul cuscino perché avevo fatto un disastro incredibile, nel senso che si era spostata e quindi avevo riempito il cuscino di prodotto, ma va bene. Per cui secondo me è un prodotto che ha un'idea di partenza molto molto valida, infatti mi ha attirata tantissimo, però poi quando lo si va ad utilizzare ha diverse pecche, diverse cose che secondo me lo rendono un po' difficile da tenere su, soprattutto di notte, quindi questo prodotto per me è un ni, anzi è quasi un no. Passiamo al prossimo prodotto, e in questo caso vi anticipo che l'ho già testato e mi piace tantissimo. Per ora sono arrivata a metà trattamento e davvero mi sta piacendo tanto, e si tratta di questo trattamento di Collistar di cui ho visto veramente infinite pubblicità, e qui mi pare di ricordare di averle viste sia in TV che sul web, ed è il trattamento patch rimodellante pancia e fianchi azione urto. Praticamente contiene 8 patch fatti in questo modo, e quindi corrispondono ad un mese intero di trattamento. Io più o meno dovrei essere a metà, nel senso che finora ne ho utilizzati 4 e sono praticamente fatti così. Sono dei patch in tessuto molto molto comodi da applicare, non danno assolutamente fastidio. Adesso li vedete con la plastichina, ma è come succede normalmente con tutti i patch, anche quelli antiocchiaie: la plastichina va rimossa e appunto sulla pelle rimane la parte di tessuto, la parte bianca. La cosa che mi piace tanto è che si possono applicare in qualsiasi momento della giornata, perché davvero ci si dimentica di averlo, nel senso che
Deve stare in posa massimo 8 ore, però è davvero talmente sottile e talmente confortevole che delle volte mi dimenticavo addirittura di averlo. E ha all'interno un sacco di ingredienti che vanno a bruciare, tra virgolette, le adiposità o comunque a contrastare anche qualche inestetismo. Effettivamente devo dire che ho notato che la pelle è molto più compatta. Non è una zona in cui io mi vedo particolari difetti o particolari problemi, però per esempio nella parte dei fianchi un pochettino la pelle secondo me era rovinata, c'erano un po' di inestetismi anche dovuti al fatto che magari ho perso peso, ripreso peso, quello ve l'avevo già raccontato tempo fa, comunque avevo diversi inestetismi e devo dire che applicando questo prodotto con costanza, per ora sono solo alla quarta applicazione, quindi sono a metà trattamento, però posso già dirvi che sto vedendo dei miglioramenti e soprattutto la pelle mi sembra molto più tonica, molto più compatta. Sicuramente finirò la confezione e continuerò ad usarlo perché appunto per me per ora è promosso, non ha controindicazioni, è comodissimo da tenere e per di più l'effetto è visibile fin dalle prime applicazioni, per cui a me piace, promosso. Altro prodotto che ho visto tantissimo, questo mi sembra di averlo visto di più nelle pubblicità sul web. Si tratta di questa penna della Mentadent, è la penna White Now Touch. Quindi è della stessa linea del dentifricio, quello azzurrino che fa subito l'effetto denti bianchi, che a me piace tantissimo e lo uso abbastanza, diciamo non tutti i giorni, però lo uso spesso nelle occasioni speciali. Devo dire che il dentifricio ormai saranno un paio d'anni che lo testo e posso confermare che l'effetto sbiancante, soprattutto nell'immediato, lo fa e quindi va bene per particolari occasioni. Come sempre in queste cose non scendo nei dettagli tecnici, quindi se possa essere nocivo per i denti non credo, però siccome non sono né un dentista né un igienista dentale, non lo so, io lo uso ogni tanto e l'effetto, il risultato che voglio ce l'ho, per cui sono curiosissima di provare anche questa pennina che dovrebbe dare proprio un effetto sbiancante immediato, appunto sempre per le occasioni particolari, però sembrerebbe una cosa ancora più comoda perché si può tenere direttamente in borsetta. Comunque adesso la proviamo direttamente insieme perché sembrava anche una cosa super facile da fare. Praticamente è proprio una pennetta simile a quella degli illuminanti, tipo del Touche Eclat, pure i correttori, quelli appunto che si schiacciano qua sopra e da cui fuoriesce il prodotto. Ci vogliono veramente tantissimi click prima che il prodotto compaia, però noi continuiamo fiduciosi. Partiamo dal presupposto che comunque sulla questione denti bianchi sono abbastanza messa bene, comunque c'è questo gel azzurrino e in teoria ha applicato direttamente sul dente. Ha un sapore molto molto forte, sembra, non so neanche dirvi, non sembra menta, è una cosa stranissima. Non so se qualcuno di voi l'avesse provato, ci faccia sapere che sapore sente, perché a me è un sapore veramente fastidiosissimo e fortissimo. Comunque continuiamo e andiamo avanti. Ok, l'ho applicato sia sui denti sotto che sui denti sopra. A me i denti sembrano effettivamente più bianchi, però credo sia normale perché appunto all'interno c'è dentro un gel azzurro e sappiamo che l'azzurro va a tirare fuori il bianco dei denti anche quando si utilizza, per dire, il gloss più tendente a un tono freddo. Di solito i denti sembrano più bianchi. Funzionicchia! Non so bene dire se preferisco questa o ritornerei ad usare il dentifricio, quello classico, appunto nella versione White Now, con cui comunque mi sono sempre trovata bene. Andrò avanti, adesso la tengo in borsetta e provo a riutilizzarla. Sicuramente non va a sbiancare i denti nel tempo, quindi non è una pennina che a forza di usarla poi li sbianco ulteriormente. Infatti c'è scritto anche che è un trattamento non abrasivo e c'è proprio scritto che è un make-up, quindi è una cosa che si fa in quel momento. L'effetto dovrebbe durare circa 2 o 3 ore e poi i denti dovrebbero tornare esattamente come prima, però può essere un alleato in più. Era una cosa che mi incuriosiva molto, quindi sono stata contenta di provarla, però per ora per me, soprattutto per il sapore, è un nì. Prossimo prodotto visto in TV assolutamente 1000 volte, credo sia una pubblicità che passa veramente tantissimo. Si tratta della pubblicità di Calzedonia che ha fatto Julia Roberts e in cui indossa queste collane, che sono delle collane o dei collane a rete con tutti i pois, quindi
sono la versione a rete del classico collant di Calzedonia che penso avremo preso un po' tutti e con cui io personalmente mi sono sempre trovata benissimo perché fa l'effetto ottico giusto secondo me sulla gamba e va a distogliere un pochino l'attenzione, diciamo che la sparpaglia in vari punti della gamba, così come mi succede con i collant quelli con sopra Topolino che vi erano piaciuti un sacco anche quando li avevo messi tipo un paio di settimane fa nel vlog. E appunto ero curiosa di provare anche questa versione, ho ottenuto il cartellino così vi dico esattamente come si chiamano. C'è scritto col rete pois nero e il numero è 1339, quindi credo siano abbastanza facili da trovare anche sul sito. Costano 9,95 euro e devo dire che sono dei collant davvero molto molto belli. Mi piacciono addirittura di più di quanto mi piacciono quelli classici con i pois, perché il collant a rete è una cosa che ho scoperto sotto al video, quello in cui vi spiegavo tutti i trucchetti per, diciamo, confondere, camuffare dei difetti che si hanno esteticamente con l'abbigliamento. E una cosa che mi avete fatto notare voi è che le calze a rete in generale rendono otticamente la gamba più lunga e anche più slanciata, quindi in generale più snella, e queste qui che hanno anche i pois effettivamente secondo me la rendono ancora più slanciata e ancora più snella, perché appunto smistano l'attenzione in vari punti della gamba e quindi fanno questo effetto wow. E sapete che io ho questa fissa sulle gambe, però mettendo questi collant così come gli altri a pois, ma questi a rete ancora di più, devo dire che mi piacciono veramente tantissimo, perciò per me sono super super promossi. Ovviamente non sono le gambe di Julia Roberts e non si riescono ad ottenere con i collant, però aiutano moltissimo secondo me a impreziosire gli outfit e appunto a slanciare tutta la figura. Ultimo prodotto di oggi visto alla TV e testato per quanto riguarda sempre appunto il beauty, perché poi volevo fare una versione, anzi ve lo dico già, se vi va di farmi sapere con un commento qui sotto se vi può piacere vedere anche una versione che riguarda magari di più le cose che servono per pulire la casa o comunque sia le cose di casa che i vari prodotti di cibo, che quello vorrei farlo insieme a Baso, quindi vorrei testare insieme a lui tutte le varie cosine viste alla TV che appunto però riguardano cose alimentari, tipo le varie pubblicità delle merendine, della pasta, insomma tutte quelle cose. Mi piacerebbe fare un altro video e inserirle in quello e appunto però farlo in coppia con Baso, quindi fatemi sapere se vi può piacere come idea. E intanto l'ultimo prodotto di oggi è questo reggiseno, anzi questa sorta di reggiseno barra bralette che c'è da tantissimo nella pubblicità di Intimissimi, da tantissimo forse è esagerato, che c'è dall'autunno nella pubblicità di Intimissimi. Anche in questo caso è super 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 promosso, a parte che disegna la figura in un modo bellissimo, ma poi ha questo pizzo super delicato che rimane proprio nella zona del décolleté e va a creare sempre un gioco di proporzioni che anche nel mio caso, che lo sapete, non ho una taglia super abbondante, questa è sempre la 2B, però effettivamente mi fa sembrare più tornita, più fornita, non so bene come spiegarvi. Però mi sembra che dia un effetto push-up migliore di tanti altri reggiseni. Anche di questo ho tenuto il cartellino, così vi potevo dire il nome. Si chiama Eleonora e appunto io ho la 2B, costa 35,90 euro e rimane nero cioè questo è proprio il modello visto nella pubblicità, però ci sono altre tonalità di colori. Comunque questo qui è quello nero con la parte sotto, quindi la parte imbottita che rimane color carne, però una volta indossato fa proprio questo effetto che è molto sexy e allo stesso tempo molto push-upante. Poi mi piace tanto perché rimane fatto così, quindi ha la chiusura molto importante. Io adoro le bralette che hanno la chiusura fatta in questo modo, che hanno una specie di corsetto, io lo chiamo, sicuramente è sbagliato, però ha davvero tantissimi gancetti ed è super super promosso. E niente, quindi questi erano tutti i prodotti che per ora ho visto in TV, mi hanno incuriosita, o comunque nelle pubblicità mi hanno appunto incuriosita, sono andata a comprarli e ho deciso di testare. Come avete visto, qualcosina mi ha soddisfatta, qualcos'altro no. Direi che siamo sul 50 e 50, però sono contenta di essermi tolta lo sfizio e di averli provati. Con un commento qui sotto, mi raccomando, fatemi sapere se anche voi avete visto queste pubblicità, se vi hanno incuriosito questi prodotti, se li avevate già provati, magari senza neanche vederli nelle pubblicità, oppure se proprio non vi attirano per niente. Quindi, come sempre, fatemi sapere tutto con un commento qui sotto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video.